A un mese dalla morte del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, si è tenuta ieri una messa in suo ricordo nei pressi del convento di Sant'Antonio. Infatti, per rispettare il distanziamento sociale e in vista dell'arrivo di numerose persone che volevano salutare sia il primo cittadino che i suoi familiari, si è deciso di celebrare la Santa Messa nella parte antistante il santuario di Polla. La messa è stata officiata da Frate Antonio alla presenza di tutti i parroci del comune pollese, alla presenza ovviamente dei familiari di Rocco Giuliano, la moglie e i due figli e di tutto il consiglio comunale. È trascorso un mese dal decesso del sindaco di Polla. Rocco Giuliano aveva 75 anni e ha perso la vita a causa delle complicazioni dovute a un intervento chirurgico. Per quanto riguarda invece la vita politica del comune pollese, si voterà nella prossima tornata elettorale di settembre e a Polla sono tanti i movimenti elettorali per quanto riguarda la corsa alla successione di Rocco Giuliano. Oltre a Massimo Loviso, vice sindaco e ora attuale reggente del comune di Polla, sono tante le persone che potrebbero concorrere per quanto riguarda le elezioni a sindaco.